Buon pomeriggio. Inutile dirvi che questa puntata per me è la più bella dell'anno, perché mancano 3 giorni a Natale, per noi è già Natale. Una super puntata dove ci emozioneremo con i nostri tutor. Andremo in cucina, vi daremo ancora degli spunti per affrontare il Natale. E per me è un Natale speciale, quindi grazie, grazie a tutti. Andiamo avanti, cominciamo. Il Natale è la festa in cui si celebrano la famiglia, l'amore e la gioia. Quindi ci è sembrato giusto, quasi doveroso, chiamare lui che ci fa sempre sognare. Gianni Molaro. Che eleganza, sei bellissimo! E tu, una stella, stella tra le stelle, che meraviglia sì, che sei! Sì, ho messo un abito così, sobrio. Sì, bello. Sobrio. Arriviamo allora al tutorial del giorno, perché insomma c'è un altro regalo speciale che una mamma ha voluto fare a sua figlia, perché la figlia si sposa, si sposerà a settembre e vuole donarle l'abito. Attenzione, perché non è un abito degli anni 80, come spesso accade, ma è un abito di pochi anni fa. Ora capirete. Facciamo entrare Armanda, la mamma, con sua figlia Sabrina. Scusate, qua facciamo fatica quasi a capire chi è la mamma e chi è la figlia. Cioè, complimenti. Grazie. Complimenti. Si avvicina il giorno di Natale e questo è un regalo bellissimo che una mamma vuole fare a sua figlia. Ma attenzione, perché il Natale c'entra tantissimo con questa storia d'amore, perché giusto un anno fa è arrivata la proposta di matrimonio. Allora, intanto fatemi vedere sto ragazzo che, ecco qua. No, proprio la foto del momento con Davide, inginocchiato che ti dà l'anello. Sabrina, raccontami tutto. E niente. Cioè, beh, niente, c'è gente che la proposta non l'avrà mai, cioè. C'era già un pochino l'aria di matrimonio, nel senso qualcosa si era capito. Poi la notte di Natale scarto il mio regalo ed era una caffettiera. E quindi una caffettiera a Natale non si può, Davide, va bene il caffè napoletano, però insomma. E tu ci sei rimasta male, di la verità. Ho detto, vabbè. Insomma, anche perché mia sorella aveva ricevuto la stessa sera la proposta di matrimonio. Ah, cazzo, no. Quindi, insomma, dalla proposta di matrimonio alla caffettiera, capite che ci restava un po' male, ragazza. E vabbè, che si dopo fa? Dopo mia zia, che sapeva il tutto. La complice? Certo. Ha chiesto appunto un caffè, ho aperto la scatola delle cialde e dentro c'era l'anello. Nelle cialde, quindi? Sì. A quel punto lui ha preso e la foto che abbiamo visto racconta il seguito. La mamma c'era, Armanda, tu c'eri? Certo, l'abbiamo fatta a casa mia, è stata una cosa, un'emozione enorme. Anche in una sera ho perso 2 figlie, anzi. No, come le hai perse? Le ho promesse. No, le ho perse, no. Le ho promesse. Le promesse. E quella sera, non so se quella sera o guardando poi detto fatto, lei, la mamma, decide di donare l'abito da sposa. Guardiamo l'abito. Che tipo di abito è? Ma Caterina, è un abito molto moderno, essenziale, pulito, ma direi non banale, perché ha questo corpino realizzato con questi tre motivi sul seno e poi un semplicissimo coprispalle, un abito molto bello. Beh, un abito indossato l'11 aprile del 2015, infatti. Capite? Quindi poco tempo fa. E lei l'ha definito, Armanda, l'abito della rinascita. Eh beh sì, perché in quell'occasione ho sposato l'uomo più importante della mia vita, mio marito, e da lì sono rinata. E lo dice emozionata. Sì, sì, sì. Cosa che rifarei 1000 volte. Io invito Gianni a finire l'abito e voglio capire meglio quest'abito della rinascita. Prego Gianni, perché quell'abito ovviamente sarà modificato. Tra l'altro è un bellissimo abito da sposa, ma Armanda non lo voleva, rivediamolo. Perché lei, insomma, seconde nozze, ha detto ma alle figlie, insomma, sono seconde nozze, è il caso? E cosa hanno risposto le figlie? Beh, noi l'abbiamo un pochino forzata, nel senso che l'abbiamo portata dentro un atelier
con la scusa, lei voleva un abito da sera, e mi hanno detto andiamo lì che comunque ci sono anche gli abiti da sera. E poi abbiamo iniziato a far provare gli abiti invece da matrimonio. Ah, e a quel punto Armanda ha ceduto, questo è l'abito e queste sono le due figlie. Complimenti, siete tre bellissime donne. E arriviamo a Davide, al futuro sposo. Vi conoscete dal 2008, vero? Sì, sì, sì. Appunto 5 anni che siamo. Ma dove siete? Non capisco la... Di Massa. Di Massa, ecco, non capivo l'accento. E subito scintille? Dopo 2 anni ci siamo messi insieme, dopo 2 anni che ci si conosceva, prima eravamo amici. Non lo volevi? No, scusami, 2 anni sono tanti, tempi moderni. Vabbè, comunque prima eravamo amici, io studiavo e poi niente, dopo da 5 anni invece siamo insieme. Comunque tranquilli, perché dal primo bacio poi stanno insieme, sono andati a convivere e quindi si stanno per sposare. Però la famiglia di Davide ha subito dei lutti nel frattempo. Sì. Sì, è venuto a mancare il babbo di Davide dopo un anno che si stava insieme, quindi siamo andati a convivere a casa sua con sua sorella. Barbara? Sì, Barbara, sì. Mi fate vedere Barbara? Siete molto complici? Sì. Tanto? No, perché voi lo sapete, a Natale si fanno i regali. Ora è vero che Natale è tra 3 giorni, però per noi detto fatto, Natale è oggi. Oh. E dentro c'è qualcosa, è un regalo speciale per te, per la persona che te lo fa, e che appunto è Barbara, la sorella di Davide. Loro, avete sentito, vivono insieme e vuole dirti qualcosa prima di aprire il regalo, quindi okay. Non te lo posso ancora dare. Ok, va bene. Non ce l'aspettavo. Vogliamo sentire cosa ha da dire Barbara? Sentiamo. Da quando ci siamo conosciute, nel 2011, di cose ne sono successe veramente tante e, tra alti e bassi, un po' in punta di piedi, siamo entrati l'una nella vita dell'altra. Dopo la morte di mamma e nel 2013 quella di babbo, ho cancellato dal mio vocabolario la parola famiglia e con essa tutte le emozioni che la riguardano. Quell'ennesimo dolore ha messo a dura prova il nostro rapporto. Discussioni e silenzi hanno provato a separarci, ma il bene che ci legava è sempre stato più forte di ogni ostacolo e ci siamo unite sempre di più. Io, tu e Davide siamo una famiglia diversa dalle altre, basate su uno straordinario legame di cuore. Ora finalmente mio fratello si è deciso. Natale 2016, mi vuoi sposare? Vorrei tanto mamma e babbo presenti nel giorno del vostro matrimonio. E anche se la loro presenza fisica non sarà possibile, sappi che loro sono assolutamente orgogliosi, fieri e felici di averti nella nostra, per così dire, famiglia. Puoi aprire il regalo, vero, adesso, Barbara? Che bella Barbara. L'ho vista. Possiamo vederlo anche noi? Barbara, perché ha un significato speciale, a parte che è bellissimo? Vorrei donarti questa collana che apparteneva alla mia mamma. In questa vita auguro a te e mio fratello lo stesso amore incondizionato che avevo i miei genitori. Io li ho vissuti poco, ma per quel poco loro mi hanno insegnato che non c'è cosa più bella che gioire insieme alle persone che ci sono vicine. Tu hai riportato la parola alla famiglia nel mio quotidiano e renderti felice rende felice anche me. Barbara! T'abbraccerei io, ma non ha lo stesso significato. Ti ho abbracciato. Barbara è la testimone di nozze di questo matrimonio, del matrimonio di Sabrina, ed è stata Barbara a scrivere a detto fatto. Hai commosso tutte, basta ragazza piangere, vi prego, perché siamo inizio puntata, eh? Basta, abbiamo un matrimonio, un abito donato da Armanda, bellissimo,
E sarà ancora più bello trasformato da Gianni Molaro, che mi deve dire che è pronto, vero Gianni? Sì, Caterina, grazie. Questa volta sono pronto. Grazie, grazie, grazie. A questo punto torna qui, qui da noi. E così finalmente possiamo vedere l'abito trasformato. Ma mi dite questo matrimonio come sarà? Tanto vi abbiamo fatto piangere adesso, quindi un matrimonio, capito, sarà una bomba. Allora, sarà un matrimonio in spiaggia. Bello, dove? Ci piace molto a Marina di Massa. Ah, giusto. Sì, faremo cerimonia sul mare, perché non ci piace la chiesa, nel senso ci piace una cosa molto più... Sì, con famiglia e amici e di sera. Comunque cerimonia in spiaggia, invitati. E lei sarà la tua testimone di nozze? Lei insieme a... Sì, lei, mia sorella, mio fratello. Stupendo, un matrimonio familiare, ma anche un matrimonio sarà molto divertente con gli amici, si ballerà anche in spiaggia? Beh sì, sì, ovvio. Certo, scalzi. Ovvio. Scalzi. Sì. Siamo pronti, mi dicono, vediamo l'abito di Armanda trasformato per Sabrina. Venite accanto a me. Ragazze, no, dimmi Sabrina. Bello. Bello. Allora, chiesto un abito molto semplice, ma tanta emozione, tanta bellezza, ma celebrata con un abito anche un po' più importante. È bellissimo, Gianni. Grazie. Bravo, Gianni. Ci spieghi come l'hai modificato? Avviciniamoci, eh? Vai, 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 Sabrina, questo è il tuo abito. Anche in questo caso, con piccole cose, piccoli ritocchi, ho completamente stravolto l'abito. Ho staccato tutto il corpino, che in effetti altro non era che questi due colli che salgono verso l'alto, e l'ho tagliato a metà, l'ho posizionato in modo verticale, creando questa corolla e questo collo scultura. Sotto ho realizzato un body color cargo, tutto pizzo, con dei cristalli. Che richiama anche però l'orlo nella parte bassa, e ho aggiunto anche al punto vita del pizzo che scende verso il basso, che ramifica verso il basso. Il dietro invece ha una scollatura con tutti i bottoncini. Ho aggiunto una coda, visto che l'abito non aveva assolutamente coda, era dritto, ho aggiunto una coda in tulle. Sabrina non gradiva il velo, ma in questo caso gliel'ho messo, perché cara Caterina, come ben sai, nel 1993, con il mio velo più lungo del mondo, fui definita dalla stampa internazionale lo stilista del velo. Quindi nessuno si rivolga a me se non vuole il velo. Sabrina, anche se ti sposi. E poi il velo è sempre passogno e bellezza. Vediamo se lei magari lo vorrà oppure no. Allora, io vi lascio anche consumare tutte queste emozioni che state vivendo, anche perché non sapeva nulla di Barbara, quindi grazie di aver tenuto duro e non aver detto nulla a Sabrina e ad Armanda. Però torni poi qui in studio, vogliamo vedere come ti sta. Va bene, grazie, grazie Gianni. Continuiamo a sognare con la storia di Sabrina. Proprio lo scorso anno a Natale il suo fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio. Abbiamo anche la foto di quel momento, appunto Sabrina e Davide. La mamma Armanda ha deciso di donarle il suo abito da sposa, però delle seconde nozze, perché ha detto: questo abito è la mia rinascita, quindi voglio rivederlo indosso a mia figlia. Era un abito quindi moderno, nel 2015, trasformato però da Gianni Molaro in una maniera fantastica. E ad avere questa idea è stata in realtà Barbara. Chi è Barbara? Barbara sarà la testimone di nozze del matrimonio, Barbara è la sorella di Davide, Barbara che vive con loro. Quindi è una bellissima famiglia, una famiglia molto unita, quindi complimenti a Barbara, visto che ha scritto lei, ha detto fatto, brava Barbara, raggiungimi. E sarà quindi un'emozione sia per Barbara che per la mamma Armanda di vedere come è stato modificato il suo abito. L'abito era bellissimo, Gianni, era diventato molto prezioso. Esatto, diversamente bello. Diversamente bello. Vediamo come le sta. Facciamo entrare Sabrina, venite accanto a me.
prego. Che fisico che hai, io non l'avevo capito da come eri vestita. Complimenti, attenzione, guardate cosa qui. Per chi non avesse seguito la puntata dall'inizio, questo è il ciondolo che ha regalato Barbara ed era della mamma di Barbara, che non c'è più. L'hai voluto tenere, vero? Sì. Le sorprese però non sono finite. Gianni, anche oggi vuoi fare di più? Me la porto per una sorpresa. Andiamo. Lei non lo sa, però... Si trasforma? Si trasforma, sì, vieni. Non cadiamo. Eccola qua. Porta. Abbiamo un abito per la torta? Ah, il cambio per la torta? Dai, vediamo. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little. What the world needs now is love, sweet love. Gianni, hai tolto quindi la parte superiore. Ho aggiunto due pezzi di chiffon drappeggiati un po' all'americana, e del velo abbiamo fatto una stola leggerissima, ho tolto la coda ed è un leggero più da sera per la nostra sposina. Bello, questa è tua. Grazie e facciamo un applauso. Barbara, visto che è stata lei a scrivere a Detto Fatto, dettofatto@gocciolai.it, continuate a raccontare le vostre storie che, come vedete, i nostri tutor si mettono a disposizione. Certo, Gianni, solo tu riesci a fare queste modifiche, eh? Grazie, miracoli. Sono attentissimi alle magie di oggi, di quello che sta succedendo in questo studio, gli studenti della scuola Macchina Lonati di Brescia. Grazie ragazzi di essere, grazie di essere venuti qui a Detto Fatto. E adesso attenzione, perché dovrei salutare Sabrina, ma non posso farlo perché c'è qualcuno che ti vuole dire qualcosa. È così oggi, guarda Sabri, è un'emozione pensare che un anno fa ti ho chiesto di sposarmi. È stata la scelta migliore della mia vita, perché sei unica, con la tua gioia e il tuo sorriso mi hai cambiato la vita. Non vedo l'ora di vederti con l'abito bianco, ma so già che sarai la sposa più bella del mondo. Ti amo. Dai, che sempre arriva presto, l'abito la vedi, adesso è tutto da organizzare. Va bene? Okay. Buon rientro a massa. Davvero, buon Natale, ma mi sembra che il Natale sia già magico. Sì, grazie. Grazie a voi, Gianni, ciao. Buon Natale al bell'Andrea. Buon Natale a te e grazie. Buon Natale a voi. No, ma scusa, non stare per i brindisi? Ok. Va bene, no, però te devi andare lo stesso adesso. Me ne vado. Ciao, grazie. Prego.